Giuliano, va bene, ci siamo, era importante esserci, perché il rispetto per chi merita ci vuole sempre. Certo, ah, sicuramente, io per Gilberto non potevo altro che venire, anche se le condizioni fisiche sono un po' precarie, però mi sono allenato per questo incontro. Ma c'ho una cosa importante da dire, Gilberto per me è stato uno di quei calciatori che mi ha aiutato a crescere nel calcio. Lui cominciava ad essere in età un po' avanzata, io ero un giovane, e quegli anziani di una volta ci hanno aiutato, perciò il ricordo mio verso Micio è tanto, quello che gli stamattina ti posso dire una confessione, guarda, stamattina ti confesso una cosa, quando facevo la borsa, ti posso garantire che quando facevo la borsa ho pensato a Micio e gli ho detto una preghiera, che Dio ti benedica lassù, che il Signore ti guardi. Basta. Grazie. Silvano Fiorucci, allora, oggi è l'ultima del campionato, però prima di andare in terra toscana, ancora uno degli ultimi avamposti umbri a Citernello, perché non si poteva mancare per questo ricordo di chi a Città di Castello non solo ha dato tanto. Beh, Micio, oltre che ad 80 Castello, era un grandissimo amico, io faccio parte del gruppo del Micio, quindi a parte questi 3 mesi, diciamo, che ho detto interrompo l'attività perché c'è sempre il rischio, una certa età, di qualche infortunio, ma da martedì torno con loro e faceva piacere che era già un po' che era nell'ordine di idee fare una cosa del genere, sono contentissimo che sia stata fatta. Un ricordo tuo o tecnico sportivo o personale, perché Gilberto Gatticchi era veramente una gran brava persona. No, Gilberto sì. Non c'è un particolare, era tutto quello che era, proprio mettiamo qui, nel senso che era un grande amico, era quello che dava il consiglio giusto, quello che poi anche sul campo, insomma, ancora nonostante gli anni faceva valere la sua qualità tecnica. Era un personaggio, una gran bella persona. Grazie della presenza. Grazie a voi. Grazie a Maurizio Mandrelli che è riuscito a non perdersi. No, no, lei stia zitto per favore. No, venga qua. Allora, noi abbiamo avuto un'intervista radiofonica di quelle da mandare veramente alla storia. Come alla storia è un personaggio castellano di Fernate come Gilberto Gatticchi, Nazareno Ciampelli. A tutti dico oggi bisognava esserci. Per voi, ma anche per tanti giovani di oggi. Sì, io con Gatticchi ho avuto un bel rapporto. Mi ha portato a Pontefelcino quando a lui allenava il Pontefelcino, che era promozione ma era come l'attuale eccellenza. Portò via me, a Ciarabelli in porta, io un certo Ottaviani che poi ha fatto un po' di carriera in Bassa Italia. E col Micio ho avuto un grandissimo rapporto. Oggi era indispensabile esserci perché era troppo importante, ma vedo che la manifestazione sta riuscendo, è bellissima. Tanti protagonisti molto grossi del calcio sono presenti, perciò sono felicissimo. Grazie. Di niente. Dalla porta alla panchina al muretto a Citernello, Dario, quello che tutti aspettavate, aspettavamo, dai, si è avverato. Sì, io credo che sia una bellissima cosa per ricordare il Micio, e più parole si dice e meglio è, perché credo che sia stata una persona eccezionale, l'ho già detto in altre volte, insomma, è una persona più che mai a livello umano, è stato d'esempio per tutti noi, più che come calciatore che è stato un grande professionista. Signora, tutte le sere va ancora a giocare il buon Dario, è un modo per tenerlo lontano da casa, sì? Sì, almeno sono più tranquilla. L'ha visto giocare anche oggi, ancora è bravino, eh? Sì. Lo colpiscono bene, abbiamo visto. Sono rimasta, pensavo peggio. Grazie della presenza anche a lei. Grazie. Ma che è il mito? Ecco, ma è il mito?